TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con l'informazione regionale. Beh, intanto c'è la notizia che ha fatto davvero scalpore, la notizia di cronaca di un gruppo di cittadini di origine bengalese che è stato abbandonato in mezzo alla statale del Santo, poi il conducente dell'autobus è letteralmente scappato, di conseguenza una situazione drammatica. Dovremo avere in collegamento Skype la nostra Valentina Visentin, proprio da Padova. Valentina, stavo accennando in apertura del nostro telegiornale proprio alla situazione drammatica che si è verificata ieri sera con questo gruppo di bengalesi che è stato abbandonato in mezzo alla statale, in piena statale del Santo. Che è successo e perché è accaduto questo? Una buona notizia, gli 11 bengalesi che sono stati recuperati dalla polizia locale sono tutti negativi, perché nella notte sono stati effettuati i tamponi, il risultato è arrivato intorno alle 4 del mattino e quindi gli 11 stranieri recuperati sono tutti negativi. Hanno detto di essere stati scaricati lungo la statale del Santo da un camioncino che poi si è dileguato e dicono di provenire dalla Lombardia. Queste le poche cose che hanno riferito alle agenti della polizia locale, che li hanno rifocillati e fatti riposare per alcune ore nella sede della protezione civile di Campo d'Arsego. Tutti i dettagli poi li vedrete, li sentirete anche nel nostro servizio a dare l'allarme. Tanti automobilisti che ieri sera hanno notato lungo la statale del Santo questo gruppo di 15 stranieri, in parte sono bengalesi, in parte pakistani, che camminavano senza mascherina da soli lungo la statale del Santo. Pare che insomma dietro ci sono tantissime ipotesi, stanno facendo appunto poi tutte le indagini del caso, ma l'ipotesi più probabile è che si tratti di caporalato e che in qualche modo siano stati fatti arrivare qui o si siano stati abbandonati in Veneto dalla Lombardia. Ma al momento poi appunto ci sono tutte molte ipotesi, stanno indagando sia la questura ma anche la prefettura insieme ai vigili della polizia locale del Campo San Pierese. Certo, ecco, che il fatto che siano stati letteralmente abbandonati, poi è scappato il conducente del mezzo su cui erano montati a bordo. Sì, non si sa niente né del furgoncino né dell'autista del mezzo appunto che li ha scaricati e abbandonati in mezzo alla strada. Sono telecamere che possano aiutare, venire in aiuto delle forze dell'ordine? Credo di sì, perché si tratta della statale del Santo, della strada regionale, quindi molto probabilmente ci potrebbero essere delle telecamere, visto che il fatto è avvenuto all'interno del comune di Campo d'Arsego. Benissimo. C'è parecchia gente alle tue spalle. Che sta succedendo? Infatti. Oggi a Padova è una giornata di sit-in, di mobilitazione. Alle mie spalle vedete c'è il flash mob silenzioso delle sentinelle in piedi, stanno protestando contro la legge sull'omotransfobia che è stata portata alla Camera dal senatore padovano Alessandro Zan, che invece con un altro gruppo di persone sta facendo un sit-in a favore, a sostegno della legge contro l'omotransfobia a Palazzo Moroni davanti al Comune. Qui siamo in piazza Eremitani e questo è il gruppo delle sentinelle in piedi, lo vedete, hanno una mascherina e una fascia rossa attorno alla bocca, sono in silenzio, stanno leggendo un libro, ogni tanto partono degli applausi, il motto è lasciateci la nostra libertà e sono contrari, si dicono contrari alla nuova legge, alla legge che è in discussione e è stata portata alla Camera. Novità che arrivano da Padova? Sì, continuano per quanto riguarda la situazione di Padova, continuano i controlli sulla movida, quindi sui locali del centro, soprattutto a ridosso del fine settimana. Già la settimana scorsa la polizia locale aveva sanzionato e chiuso per 5 giorni un locale dove un cameriere era stato trovato senza mascherina. Stessa sorte è capitata ad un altro locale del centro storico, questa volta siamo in ghetto, anche lì zona di movida di molti locali, e i vigili hanno trovato un cameriere che stava servendo i tavoli sprovvisto di mascherina. Per il locale è scattata subito la sanzione di 400 euro e 5 giorni di chiusura, quindi insomma continuano a essere la movida, a essere vigilata, a essere controllata e soprattutto continuano i trasgressori a pagare le multe e a subire anche delle sanzioni piuttosto pesanti come 5 giorni di chiusura. Perché l'appello, vogliamo ricordarlo ancora una volta, è vero, va rivolto ai tantissimi avventori, clienti che si recano nei locali del centro
storico, soprattutto in queste sere d'estate, ma va rivolto anche a chi svolge il lavoro all'interno dei locali in primis. Assolutamente sì, infatti in questo senso appunto, la polizia locale è impegnata nel controllo. Bene, allora grazie alla nostra Valentina Visentin per questo ragguagli che ci ha dato direttamente da Padova. E parlando di nuovi contagi, abbiamo avvicinato al microfono il direttore dell'ULS 2 del Trevigiano, della marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Un appello anche proprio con le mani sul cuore, nel senso che anche se avete delle badanti che devono ancora regolarizzarsi, che poi immagino verranno regolarizzate, per cortesia, al fine di evitare di contagiare il vostro caro, il vostro papà o la vostra mamma, o contagiare i vostri familiari che vanno a trattare il papà, la mamma e la badante, segnalateci queste badanti. Ricordo a tutti che il tampone, essendo in igiene pubblica, è gratuito. Se la badante non si sente di venire alla Madonnina, noi abbiamo una task force, possiamo andare tranquillamente a domicilio della badante, così facciamo anche il tampone alla signora, ma cerchiamo veramente di circoscrivere e di evitare che ci possa essere una propagazione del virus. Quindi massima apertura, qua non siamo per punire nessuno, siamo solo per evitare ulteriori contagi. Quindi anche se qualcuno in casa ha una badante che andrà a regolarizzarla, e magari intanto è là perché c'è il bisogno, mandatecela, noi andremo a fare il tampone a lei, oppure veniamo noi in abitazione e facciamo il tampone, così creiamo questa situazione di tranquillità per le persone assistite, per i familiari delle persone assistite e per la badante stessa, perché anche lei è una persona e se dovesse essere bisogna essere curata. Ovviamente dico a tutti, quindi non assembramenti, l'utilizzo della mascherina è giustamente la mascherina, perché insieme ad altri, io per fortuna qua sono da solo, nel momento in cui sia un ambiente chiuso, usare e utilizzare sempre la mascherina, il lavaggio delle mani continuo, il distanziamento di un metro. E dopo, se si va all'estero e si torna all'estero, ecco, la cosa che dico, anche se siamo un paese Schengen, quindi dove teoricamente non c'è più la diffusione, io veramente vi chiedo di telefonare al Dipartimento di Igiene Pubblica appena arrivate o al vostro medico curante, che noi facciamo tranquillamente il tampone di controllo. Io lo dico sempre, meglio un tampone in più che un tampone in meno, ma siamo garanti della salute degli altri e siamo garanti della nostra salute. Noi abbiamo la fortuna del ceppo, chiamiamolo così, che è stato da loro individuato, e che è un ceppo chiaramente poco virulento. Abbiamo visto che anche quei due casi, chiamiamoli così, non di importazione, ma di persone nostre, che non sappiamo ancora se è stato preso all'esodo, eccetera, e sono guariti nel giro di un paio di giorni, si sono negativizzati. Non hanno portato a nessun tipo di, ovviamente, altro contatto positivo, quindi voglio dire, la cosa si è risolta così. Quello che sta arrivando dall'estero invece è dimostrato è molto più virulento. Quindi quello che posso dire alle persone è di non allentare mai, ecco, il controllo, i comportamenti, cioè continuare a mantenere i comportamenti ben scritti, ben catalogati dalla Regione Veneto, con le direttive e le ordinanze del Presidente Zaia, dove si dice distanza di un metro, mascherina, lavaggio delle mani e non assembramenti. Facendo così non diamo ovviamente la possibilità al virus di penetrare nel nostro organismo e di farci male. Questo virus che arriva dall'estero ci sta provocando dei contatti quasi quanto il virus che noi ricordiamo purtroppo nel mese di febbraio e di marzo. Per cui, ecco, veramente segnalateci questo, perché i comportamenti devono essere chiari e precisi, evitare i contatti, e dobbiamo soprattutto fare in modo di isolarli, cioè isolarli ed evitare che queste persone possano poi contagiare altre persone. Oggi la persona è ancora ricoverata, abbiamo un caso di una persona che sempre dei contagiati, che non può rimanere a casa, lo porteremo all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, perché non può stare con i propri familiari. Quindi la rete esiste, la rete è, come dire, chiara e precisa, e non ci faremo certo sorprendere come prima dal virus. Però è chiaro che molto, ecco, dipende dal comportamento delle persone.
E a proposito di post-Covid, soprattutto questa situazione sta venendo a gravare soprattutto con quelle persone che non ce la fanno economicamente nemmeno a mangiare, nemmeno a mettere il pane in tavola. È una situazione molto molto difficile, si parla di un aumento quasi il doppio di persone che si rivolgono alle varie mense, come accade anche alla mensa dei Cappuccini di Bassano del Grappa. Allora, qui abbiamo un deposito dove teniamo le cose che poi noi distribuiamo facendo delle borse e vengono a prendersele, e quindi oltre che dare il pasto caldo noi facciamo anche delle borse, quindi qui abbiamo pasta, olio, zucchero, farina, pomodoro, ecco, e anche tanto pane. Sono cose che mediamente vengono da un banco alimentare. Però tante vengono dai privati, da negozi che ce le portano sapendo che magari sono vicine alla data di scadenza, per cui noi riusciamo a smaltirle così facendo anche un'opera di bene. Tanti sono i panifici che ci regalano anche il pane, quello lo accettiamo tutto, lo mettiamo in congelatore, quando che abbiamo bisogno magari lo togliamo la sera prima, viene molto gradito, tanti se ne portano via anche una sporta. No, se la portano a casa il pane è sempre davvero molto gradito. Ad aprirci le porte del convento dei Cappuccini lungo il Brenta nel borgo Margnan di Bassano, padre Elio Cella, economo del convento che è anche mensa per i poveri. Quello che vedete adesso è una borsa di frutta e verdura e di generi che è rimasta qui per qualche ritardatario. Se c'è, è già pronta. Invece quella che vedete qui è arrivata giusto giusto, finché noi eravamo via, da qualcheduno che l'ha portata da fuori, sapendo che noi la distribuiamo. La mensa, chiusa per il Covid, riaprirà a tutti gli effetti dal 15 in poi. E tante volte si vede gente, anche vestita bene, che viene a prendersi da mangiare. E penso che l'ha fatto più adesso, perché si trattava di asportarsi il pranzo, che non a venire a mangiare quando apriremo la mensa. Siamo periodo post-Covid. È cambiata l'utenza? È aumentata? E noi diciamo che è raddoppiata. Perché mediamente da una clientela, uso questo frasario, da una clientela di 20, 25, 30 persone siamo arrivati a 60, 70. Al giorno, sì, sì. Ci sono diversi che dicono che sono stati lasciati a casa per lavoro e che sono venuti. Un impegno nuovo, quello del take away anche per i frati. Io mi alzavo alle 5, 5 e mezza del mattino per prepararlo, per dire, perché dopo dovevamo metterlo dentro sulle vaschette, è stato un lavoro anche per noi, sui piatti, in celofanare, non è stato facile. Un periodo davvero difficile per tantissime persone, quelle che vanno sotto il nome anche di nuove povertà, persone che sino a prima dell'emergenza Covid vivevano in maniera normalissima, poi magari lasciati a casa, proprio come ha detto il padre poco fa, lasciati a casa dal lavoro e si sono trovati completamente senza più uno stipendio e una famiglia dovevano mandarla avanti ugualmente, quindi una situazione davvero davvero difficile per tantissime persone. Ci fermiamo per qualche istante, ci troviamo tra pochissimo. Eccoci in diretta e ci occupiamo adesso del test che è stato effettuato sulle 78 paratoie del Mose. È una Venezia blindata presente a questo importante appuntamento, anche il Premier Conte, ma vediamo tutti i particolari, insomma, di questa giornata nel prossimo servizio. Hanno appena annunciato che il test è perfettamente riuscito. Vedete le mie spalle, si sono alzate queste paratoie. Qui ci troviamo dalla parte di San Nicolò. Per la prima volta il sistema di 78 dighe mobili è entrato in funzione alle tre bocche di porto del Lido di Venezia, separando la laguna dal mare. Ed è stato proprio il Premier Conte a premere il bottone per dare il via al test. Questa non è una cerimonia di inaugurazione, quindi lo chiariamo. Noi siamo qui per un test, quindi non siamo per una passerella, siamo per un test che il governo, come ha già fatto, è stato ricordato in precedenza, vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori. Conte ha evidenziato come le operazioni siano state accelerate dopo la quarta eccezionale dello scorso 12 novembre, aggiungendo che ci saranno importanti risultati già a partire dal prossimo inverno. Questo posto va completato. Va completato e dobbiamo fare in modo che non abbiamo altri strumenti, che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia.
Oggi quindi noi siamo qui augurandoci che questo strumento possa, quest'opera possa funzionare e possa rispondere all'obiettivo per cui è stata progettata. Noi non potevamo mancare oggi, anche per la coerenza di quella sera del 12 di novembre, di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo condiviso. C'era il Presidente del Consiglio, non c'era solo un ministro di campagna come me, ma c'era il Presidente del Consiglio quella sera. Ci siamo presi degli impegni, ci siamo presi degli impegni, e in una giornata molto più bella, no? Anche in una giornata dove possiamo respirare a un metro di distanza senza mascherina, con un inverno alle spalle drammatico, anche per il Veneto, soprattutto per il Veneto, come per le zone dove vivo io, ci possiamo dire che molte di quelle cose, nonostante questo inverno, molti di quegli impegni pubblici e privati, sindaco, sono stati mantenuti. Presenti questa mattina insieme al Premier il Ministro ai Trasporti De Micheli, il Commissario Spitz che ha aperto la giornata, il Provveditore Zincone, il Sindaco Brugnaro e il Presidente Zaia che ha fatto una precisa richiesta. Se lei Presidente del Consiglio volesse veramente fare un grande dono al Veneto, potrebbe rivedere una scelta infelice, improvvida del Governo Renzi del 13 giugno del 2014, esattamente 13, 4, 6... esattamente 9 giorni dopo gli arresti del Mose. Il governo Renzi in quell'occasione, il 13 giugno, ha decretato la fine del magistrato alle acque, nato nel 1501 in questa Repubblica. Io direi che è ora di ripristinare questo ragionamento, di portarlo avanti e di dare la gestione al Comune, perché penso che sia l'occasione migliore. Qualcuno dice, vai, questa è volontà di portare a casa. No, no, penso che se c'è la quarta è giusto che il sindaco risponda ai cittadini. E a proposito, il Mose servirà a evitare, abbiamo visto il disastro provocato lo scorso novembre a Venezia, Pellestrina era stata una delle aree maggiormente colpite e proprio il Premier Conte ha voluto tornare a Pellestrina. Eccolo. 239 giorni dopo, il Premier Giuseppe Conte ha voluto ritagliarsi uno spazio della sua visita in laguna per tornare a Pellestrina. Quando vi era sbarcato per la prima volta il 14 novembre, aveva trovato l'isola travolta dall'acqua alta, stremata ma non spezzata. Da quel giorno passi in avanti concreti e tangibili ci sono stati. Presidente, grazie per la sua presenza. La presenza è poco, dobbiamo risolvere i problemi. Bravo. Grazie per la sua presenza, perché si vede che c'è stato. Conte, accompagnato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il veneziano Andrea Martella, ha voluto incontrare i residenti e visitare alcune delle case che aveva visto danneggiate dall'alta marea. Ci tenevo che vedesse quello che ancora manca, il muretto che c'è a mare, può far parte delle opere di compensazione. La diga che c'è da alzare, no? La diga da alzare un po', perché si è abbassata negli anni. Ma soprattutto volevo che si avesse conto della voglia, dell'amore di queste persone per la loro terra. E qui una volta tanto loro hanno visto, cioè, che tutti insieme non si può dare. E l'arrivo di Conte in isola alle 13.25, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, una visita che avrebbe dovuto durare 20 minuti appena e che invece si è prolungata per quasi un'ora. Potrebbe essere pericoloso dalle prossime alluvioni, appunto, bisogna essere protetti anche per quanto riguarda la parte del Sciocco e la parte del mare. Quindi sono stati di parola, sono venuti, e un ringraziamento anche per i risarcimenti, perché molte persone, molti cittadini veneziani, ma anche di Pellestrina, hanno ricevuto appunto il risarcimento. Al fianco dei cittadini anche il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella. Questi aiuti effettivamente sono arrivati perché i rimborsi, grazie alla struttura commissariale, stanno venendo erogati alle famiglie che avevano perso tutto. Va altresì detto che anche i lavori di protezione idraulica dell'isola stanno progredendo, ad esempio il muretto di protezione dell'isola sta venendo rialzato progressivamente. E a proposito di Mose, dovremo essere collegati telefonicamente con la nostra Ilaria Marchiori, che sta intervistando Giovanni Salmistrari, che è il presidente di ANCE Venezia, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che si occupa proprio della costruzione della grande opera. Ilaria. Sì, eccoci qui. Vanessa, buongiorno. Mi trovo proprio in questo momento a Venezia e sono insieme
al presidente Palmistrati, perché naturalmente dopo le immagini che abbiamo visto ieri, dopo questa giornata storica di cui abbiamo avuto tutte le immagini, questo test che ha funzionato, anche i costruttori sono intervenuti per dire la loro. Allora io lascerei proprio la parola al presidente Palmistrati, che è qui insieme a me e mia compagnia, per spiegarci le loro motivazioni. Perché? Perché, presidente, voi avete espresso soddisfazione per l'esito di questo test, di questa prova, e anche per le promesse che sono state fatte dal governo per quanto riguarda il completamento dell'opera. Però c'è qualcosa da sottolineare ed evidenziare. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. La soddisfazione è massima, perché dopo tanti anni finalmente si è vista la prova, diciamo, generale, con l'innalzamento di tutte le paratoie, di tutte le bocche della Laguna Veneta che sono state chiuse. C'è da dire, ovviamente il tema è quello delle lettere che si sono scambiati i componenti del consorzio e i commissari. Lettere che sono dovute da un momento di tensione, forse proprio avvicinandosi la fine dell'opera, c'è un po' di ansia di prestazione, e forse quello ha fatto alzare i toni. Resta il fatto che sicuramente le imprese hanno detto solamente quello che è giusto dire, ovvero che vogliono essere pagate per i lavori che hanno svolto, e la risposta dei commissari, mi permetto di dire, che è stata un po' scomposta. Ecco, presidente, spieghiamo un attimo in sintesi il contenuto di queste lettere. La lettera del cosiddetto comitato consultivo delle imprese aveva solo sottolineato la voglia di programmare bene le opere a finire, tutte le opere a finire, compresi il piano Europa e le compensazioni e tutto quello che è connesso ai lavori del MOSE, perché voglio sempre ricordare che il MOSE non sono solo le paratie che sono state innalzate ieri, ma sono tutte delle opere complesse a contorno di questa grande opera. Le imprese chiedono tempi certi sull'esecuzione di queste opere, l'approvazione dei progetti e le risorse per eseguirle. Questo era il tono della lettera. C'è stata anche inserita una frase sull'utilizzo dei soldi che vengono utilizzati non per pagare le imprese, ma a fronte di un pagamento per lavori vengono utilizzate per la gestione del cosiddetto consorzio, che non è che non devono essere usati in questo modo. Deve essere trovato un altro modo per pagare i costi del consorzio, non di sicuro i soldi necessari ad eseguire le opere. Questo era il tema. I commissari evidentemente hanno dato una risposta un po' troppo piccata, se si passi il termine, mandando il cosiddetto conto. Un conto che risale a anni fa, quasi 10 anni fa, al malcostume che c'è stato, ai problemi che ci sono stati e alle esecuzioni malfatte da imprese che oggi non ci sono più. Beh, che vadano da loro a chiederne conto e non si rivolgano a delle imprese che, piccole ma con grande sacrificio e impegno, stanno svolgendo le ultime opere. Ecco, tra l'altro, presidente, voi avete detto chiaramente: noi continuiamo, lavoriamo, eccetera, ma che non si vengano poi a chiedere i danni a noi. Beh, certo, perché non si capisce come mai non si vanno a chiedere i danni alle grandi imprese, ai colossi che hanno lasciato questa situazione, ma si vuole rifare con la scusa, tra virgolette, del consorzio, ci si vuole rifare sulle ultime imprese vive, che sono il tessuto economico del settore nella città, chiedendogli delle cifre, ben sapendo che queste imprese non saranno mai in grado di darle, e che vorrebbe dire solamente chiudere anche queste imprese con una ricaduta di migliaia di lavoratori che verrebbero lasciati a casa. Avete sentito le dichiarazioni forti e anche molto chiare da parte del presidente Palmistrati, che dopo la giornata di ieri, come è anche normale potesse succedere, si è dato vita a delle polemiche, ma in questo caso parliamo proprio di polemiche che arrivano dai costruttori, che sono parte attiva e integrante nel completamento dell'opera. Dunque, se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori, da, direttamente da Venezia. Abbiamo sentito la posizione dei costruttori che sono coinvolti, come diceva Ilaria poco fa, direttamente coinvolti nella costruzione del MOSE, che non sono soltanto le paratie, ma è anche tutto un contorno di una grandissima opera, una delle più grandi opere appunto a livello nazionale. Restiamo a Venezia e ci occupiamo invece adesso dello smaltimento dell'amianto. Perché? Perché siamo a Mestre, dove stanno facendo dei lavori di sistemazione in un'area specifica e hanno scoperto dell'amianto, però l'amianto è ancora lì. E allora ci sono proprio i residenti che hanno sollevato gli scudi e hanno detto basta, dovete assolutamente liberarci dell'amianto presente in queste aree. Vediamo. Io sono preoccupato innanzitutto per cosa sta succedendo in Viale San Marco. Già sto corona e anche sto problema dell'amianto, cioè, mi crea problemi anche sul mio lavoro e non credere che vado per appuntamento. Amianto a cielo aperto e ritrovato, per meglio dire scoperto, dai cantieri ora fermi e presenti da tempo alle corti femminili del quartiere Aretusa a Mestre. Respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute, quanto leggiamo testualmente in uno dei tantissimi sacchi di amianto a cielo aperto, qui in mezzo a case, abitazioni, giardino dove la gente normalmente vive, lavora, abita e gioca. E una ditta specializzata recupera l'amianto, lo mette su questi sacchi che vedi tu, lo chiude e per 15 giorni circa, se volete vi accompagno a farvi vedere dov'era, lo collocano in piazzetta, all'interno della piazzetta, chiuso in questi sacchi. Io non so se fa male, bene no di certo. Quindi tutti questi sacchi chiusi al sole con questa temperatura. Probabilmente sono venuti a sapere che io e la vostra televisione facevamo una passeggiata uno di questi giorni e quindi da ieri a stamane l'hanno portato qua, l'hanno transenato e l'hanno coperto con questi nylon e cosa. Qui la tensione è alle stelle perché la preoccupazione per il rischio e le ricadute sulla salute è chiara, come racconta la parrucchiera del Rione, avallando quanto detto dalla vicepresidente di Mestre Centro. È stato fermo 15 giorni quei sacchi qua davanti tutti aperti, l'hanno tolto questa mattina perché fino a ieri c'era, stamattina non ho trovato più i sacchi, ce ne stanno 20, parecchi sacchi. Ma la nostra presenza con la telecamera intimorisce chi teme i cantieri subiscano un altro stop, qui l'amianto l'abbiamo sempre respirato, ci sentiamo dire da animi più che esacerbati. È 50 anni che aspettiamo che fanno i lavori, devo ringraziare solamente la giunta di Brugnaro, perché da 50 anni a questa parte non ha fatto un Io non sono qua per fare politica come la fanno tanti, io sono qua per tutelare la salute e la vivibilità del quartiere. Allora io dico, perché questi sacchi invece di essere spostati non sono stati trasportati? Torneremo a monitorare la situazione. E continuiamo a parlare di ambiente, sicurezza ambientale, tutela dell'ambiente. Ci spostiamo però a Padova, dove appunto sono in protesta tantissime persone, tantissimi cittadini per la paventata idea di costruire un'area, di edificare una serie di appunto case e abitazioni sul Parco dei Girasoli. Siamo nell'area del Basso Isonzo. Adesso ci sono cespi di insalata e altra verdura, ma questo campo di 36.000 metri quadri rischia di diventare un centro residenziale con 10 fabbricati e un centinaio di appartamenti, il tutto all'interno di un'area che invece doveva diventare il parco del Basso Isonzo. I residenti lo hanno saputo per caso, chiacchierando con un addetto alla coltivazione, e hanno avvertito subito la presidente della consulta di quartiere. È stato confermato che in effetti sono campi di proprietà privata, in realtà di un ente pubblico, che è l'IRA, che da anni ha un diritto a costruire con un progetto approvato appunto di 10 palazzine e che in scadenza del proprio diritto a costruire deve muoversi per la vendita dei terreni alla ricerca di un acquirente del terreno. L'operazione risale al 2009, quando il sindaco era Flavio Zanonato, grazie al cosiddetto sistema della perequazione urbanistica. L'ente IRA che gestisce case di riposo a Padova ha ceduto tre quarti della
della sua proprietà al comune, che ci ha fatto l'attuale parco dei girasoli, e in cambio ha acquisito il diritto ad edificare nella restante parte. Facendo ciò, però, si è concessa la possibilità di costruire all'interno di quello che doveva diventare il parco del Basso Isonzo, e che nel frattempo si è popolato di due aziende agricole biologiche che hanno ricreato anche siepi e boschetti per delimitare i campi. Questa cementificazione cade in una zona che non è assolutamente preparata per ricevere una così pesante cubatura, e vorremmo invitare le persone coinvolte a ragionare sul fatto che quei terreni possono essere trasformati in cose del genere, che abbiamo visto nel periodo di Covid dei mesi scorsi essere stato apprezzatissimo da un sacco di cittadini che sono venuti alla scoperta. Da qui la decisione del comitato di quartiere di salvaguardare l'area. Per martedì 14 luglio è prevista un'assemblea all'aperto a cui sono invitati sia esponenti del comune come il vice sindaco e l'assessore al verde, ma anche i rappresentanti dell'ente IRA che intende realizzare il complesso residenziale. I cittadini esporranno le loro idee. Cioè, il progetto è un progetto ancora più ampio e molto bello, partendo dal vogliamo che rimanesse verde, che ci siano, che rimangano a campi, ad arrivare al primo parco agricolo della città, e cioè un parco e una zona delimitata, istituita dalla città, della città alle porte poi della città, dove si possa pensare ad agricoltura differente, ad agricoltura sostenibile. C'è la pausa, ci vediamo tra qualche minuto. Rieccoci in diretta, siamo alla cronaca con l'ennesima predazione dei lupi, questa volta in azione a Malga Biancoia. Torna in altopiano l'allarme per le predazioni da parte dei lupi. L'ultimo episodio si è verificato a poche decine di metri da Malga Biancoia, nella zona di Conco, dove tre lupi hanno attaccato e sbranato in pieno giorno una capretta che era al pascolo. Ai proprietari non è rimasto che raccogliere quel che restava dell'animale e lanciare l'allarme sui social. Arrivata poco fa, un giovane di 26 anni residente nel Bellunese è morto precipitando con la propria auto nel greto del fiume Boite, nei pressi della località in cui abitava. Siamo a Cibiana. L'incidente è avvenuto in piena notte. L'allertare i soccorsi, una chiamata al 118 da parte di un passante che si è imbattuto, ha visto il guardrail che era stato sfondato all'altezza proprio del ponte di Cibiana, si è affacciato e ha visto l'auto rovesciata a 35 metri di altezza. Sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con un verricello ha sbarcato un medico e un tecnico dell'elisoccorso e non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona. E tra l'altro invece ci sono i carabinieri della stazione di Valli del Pasubio che hanno arrestato per flagranza, per resistenza, ubriachezza, molestia manifesta un 23enne di Schio già con precedenti di polizia. Le pattuglie sono intervenute a seguito di alcune segnalazioni alla centrale operativa che appunto segnalavano la presenza di questo giovane alterato che stava creando disturbo nelle zone tra piazza Almerigo da Schio e viale Battaglione Valle Ogra. Giunte sul posto, le pattuglie hanno individuato il soggetto, dicevamo già noto alle forze di polizia, in evidente stato di agitazione, alterato dall'abuso di bevande alcoliche. Per guadagnare la fuga al fine di evitare l'identificazione ha assunto un atteggiamento ostile, provocatorio, ha cercato addirittura lo scontro fisico con i militari, è stato calmato, riportato alla calma dai carabinieri, è stato condotto in caserma, visitato dal personale della guardia medica che appunto ha riscontrato l'alterazione psicofisica e quindi al termine di tutti gli accertamenti l'uomo è stato arrestato. Nuovi contagi Covid, ma anche viabilità e grandi opere sono al centro dell'intervista che vi proponiamo proprio adesso con il governatore Luca Zaia. Quello che preoccupa adesso sono i contagi di ritorno, gli stranieri, i cittadini stranieri che tornano in Italia. Ma guardi, quando lo dicevo io c'era qualcuno che sorrideva, qualcuno che diceva che ero razzista, no? Vedo che adesso si parla con tranquillità di stranieri, del pericolo coronavirus da rientro. Guardi, noi abbiamo avuto in una settimana di luglio 28 focolai, 13 diciamo, locali, microfocolai, insomma, gestibili in linea diciamo, con le previsioni, e poi
per arrivare a 28, gli altri 15 tutti portati da fuori, dall'estero. Si ricorda quando io il 3 di febbraio 2020 dicevo dobbiamo isolare gli studenti che vengono da fuori prima di rientrare in classe? Mi hanno detto che ero razzista. Oggi si parla comunemente di tutte queste cose. Venendo al dunque, io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro come squadra veneta contro il coronavirus. 6.500 sono i guariti, oltre 2.000 purtroppo i morti, oltre 20.000 le persone positive, oltre 1.020.000-30.000 tamponi. Adesso siamo preoccupati di questo piccolo ritorno di fiamma che riusciamo a gestire, che però non dobbiamo sottovalutare, cioè di chi viene dall'estero e magari si porta dietro anche il virus. Dall'altro la preoccupazione è che non ritorni, perché possiamo avere due scenari: che non torna come è accaduto con la SARS, oppure che torni come è accaduto con la spagnola, che ha fatto una stagione successiva e poi se n'è andato. Di certo questo virus prima o poi se ne va via, speriamo velocemente. Parliamo ancora di Italia Veloce, di questo piano strategico del governo a 200 miliardi che coinvolge molti cantieri del nord-est, dalla Pedemontana al Mose, all'autostrada Venezia-Trieste. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Ma guardi, io non voglio fare il bastian contrario, né tantomeno il guastafeste. Il mio interesse è che i veneti portino a casa da Roma, visto è considerato che ogni anno lasciamo almeno 15 miliardi di euro di tasse a Roma. Però vabbè, è bello e suggestivo il nome di Italia Veloce, però la verità è che la velocità qui non si vede, perché dire che si sblocca la Pedemontana è già sbloccata, la Pedemontana sarà realizzata alla volta della primavera e comunque entro la prima metà del 2021. Abbiamo avuto un po' di trascinamento con il coronavirus dei cantieri. E parlare di Mose non è un nostro cantiere, è un cantiere del governo, però mi risulta che anche qui siano ormai nelle fasi finali e poi molto altro ancora. Direi che ci vogliono invece risorse e semplificazione estrema. Noi possiamo essere un grande committente, appaltatore, visto considerato che abbiamo qualche miliardo di opere che si possono cantierare, pensi agli ospedali, ma bisogna che le norme siano semplici, perché oggi per fare un'opera ci si mette una decina d'anni e questo è scandaloso. E a proposito proprio di questi tempi lunghissimi, un nodo cruciale è quello dei funzionari, no? Che in questo Italia Veloce si parla, in questo progetto strategico, no? Piano strategico, si parla di una nuova normativa, cioè rischi per i funzionari che non firmano. Cioè è per velocizzare la pratica. Con la nuova normativa ci saranno più rischi per il funzionario che tiene ferme le opere, non per quello che le sblocca. Ma guardi, io ho l'esperienza di amministratore, non ho mai calcato i banchi del Parlamento. Dico semplicemente che qui la cosa è molto semplice. Se la partita delle opere pubbliche non la si fa uscire dai tribunali e torna nell'alveo giusto della pubblica amministrazione, finirà che avremo sempre problemi di pastoie burocratiche. E non si può neanche pensare che i funzionari siano la colpa di questo, no? Perché vuol dire non aver capito qual è il problema. Se tu fai leggi incasinate, è inevitabile che il funzionario, che magari guadagna 1.200 euro al mese, per non rimettersi la casa propria e i risparmi di famiglia, cerchi di leggere anche contro luce la legge per capire di interpretarla nel migliore dei modi, altrimenti non firma. Non possiamo far passare l'idea che non firmano perché fanno i capricci o quant'altro. Direi che è fondamentale invece fare leggi chiare, come fanno gli anglosassoni, come fanno gli inglesi, gli americani, in modo tale che poi si riescano a fare le opere. E poi in questo paese bisogna piantarla con l'idea che dietro una carriola di Malta ci sia sempre un ladro. Ci sarà pur qualche onesto che fa le opere pubbliche o no? Passiamo ad un altro argomento. Autonomia è una ferita sempre aperta? Ma non è una ferita, l'autonomia è un referendum, la ferita c'era qualcuno a Roma, da qualche parte, ma noi siamo sani come dei pesci, visto considerato che abbiamo fatto un bel referendum, oltre 2 milioni di veneti sono andati a votare, il 99% di fatto ha detto di sì. Siamo tutti andati a votare il 22 ottobre del 2017, non pensando al partito che rappresentiamo o all'idea politica, ma siamo andati a votare da veneti, sono andati a votarsi gli uomini e donne di sinistra, di centro, di destra, della Lega, dei 5 Stelle, di tutti insomma. E penso questo sia fondamentale. Roma deve rispettare questo referendum, anche perché vorrei ricordare che il referendum è stato
sancito da una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi noi ce lo siamo guadagnato questo referendum ed è giusto che adesso arrivino le risposte. Noi abbiamo fatto un grande lavoro, siamo quelli del referendum per l'autonomia, abbiamo già preparato con la nostra delegazione trattante tutto l'accordo perché si firmerà un contratto. Adesso questo governo dovrà fare veloce, io ho sempre detto dopo il coronavirus riprenderemo il tema dell'autonomia e aggiungerei che se mai tornasse il coronavirus, spero proprio di no, comunque nel frattempo bisogna parlare di autonomia. Pedemontana, i lavori sono continuati nonostante la pandemia, come sta andando? Ma guardi, a Pedemontana io ho preso in mano un cantiere che rischiava di essere un cadavere eccellente, l'abbiamo sbloccato, abbiamo vinto anche qualche causa, questo è il caso di dirlo, e oggi abbiamo la più grande opera in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, 36 comuni, 14 caselli e la stiamo realizzando ormai in maniera molto veloce perché le grandi opere sono tutte state fatte, no? I viadotti, i ponti, abbiamo ancora il problema della galleria di Malo che è stata sequestrata e dissequestrata più volte, tre volte, però nel complesso noi sappiamo che abbiamo già aperto un primo stralcio su Breganze, abbiamo aperto il secondo stralcio da Malo fino alla Valdastico. Adesso noi abbiamo assolutamente la necessità di aprire altri stralci funzionali e pian piano, man mano si apre, i cittadini la utilizzeranno e la conosceranno sempre di più. Sono 94 km e mezzo di infrastruttura autostradale che va da Treviso Nord, per i trevigiani che conoscono Treviso Nord, Villorba, e passa attraverso tutta la pedemontana trevigiana del Grappa e arriva a Montecchio. Dov'è Montecchio dal punto di vista autostradale? Dopo le gallerie, andando da Venezia verso Verona, noi attraversiamo due gallerie. Dopo la seconda galleria c'è l'imbocco della pedemontana. Cosa significherà per noi pedemontana? Treviso, Montebelluna, 10 minuti. Treviso, Bassano, 20 minuti. Treviso, Montecchio, 40 minuti. Cioè vuol dire che entrando a Treviso Nord si arriverà a Montecchio, cioè dopo le gallerie sull'autostrada A4 in una quarantina di minuti. Il che vuol dire che andremo a Vicenza in mezz'ora o roba del genere, cioè capite che è una roba che cambia il mondo. Sì, rivoluziona proprio il traffico. Rivoluziona il traffico e anche il modo di pensare. Dall'altro devo anche dire che quando parliamo di pedemontana è fondamentale anche ricordare che questa è un'infrastruttura che andrà assolutamente a sgravare dei distretti industriali importanti. Sgraverà la Schiavonesca Marosticana, che è una delle strade più incidentose d'Italia, e soprattutto voglio ricordare che nonostante il Covid noi nel 2021 la chiudiamo la partita della pedemontana, quindi sarà chiusa l'infrastruttura, quindi la ridaremo, tranne la galleria di Malo, ovviamente ai cittadini. E a proposito di strade, appena nominato il presidente Zaia, strade con tanti incidenti che si sono verificati, abbiamo parlato poco fa dell'incidente mortale nel Veronese e sempre nel Veronese un altro incidente mortale, un uomo è morto questa notte sulla statale 443 Transpolesana tra Zevio e San Giovanni Lupatoto, siamo sempre nel Veronese, dicevamo, viaggiava l'uomo lungo la carreggiata in direzione Verona, ha perso il controllo della sua moto, è uscito di strada ed è rimasto ucciso praticamente sul colpo. Mentre interessa anche Vicenza l'operazione Dangerous Images, questa operazione che è condotta dalla Polizia Postale della Toscana e che vede coinvolti 20 minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni, dicevamo anche di Vicenza. Le ipotesi di reato per cui si stanno procedendo in concorso sono detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale, istigazione a delinquere aggravata. Tra l'altro tutto è partito dall'analisi di un telefonino di un quindicenne la cui madre aveva chiesto aiuto alla Polizia Postale di Lucca ed è emerso un numero esorbitante di filmati, immagini pedopornografiche anche sotto forma di emoticon scambiate e cedute dal giovane che si era rivelato poi tra l'altro l'organizzatore e il promotore dell'attività criminosa insieme ad altri minori. Attraverso WhatsApp, Telegram e altre applicazioni di messaggio istantanea, appunto si scambiavano queste immagini tremende, immagini anche molto molto crude con decapitazioni e quant'altro e si diceva
Ci sono pure 7 tredicenni e minori che risiedono Lucca, Pisa, Cesena, Ferrara, Reggio Emilia, quindi Pavia, Varese, Lecce e anche Vicenza, quindi un po' tutto il nord centro Italia coinvolto in questa operazione terribile che vede coinvolti soprattutto, la cosa che è ancora più allarmante, 20 ragazzini tra i 13 e i 17 anni. Ci fermiamo per una breve pausa. E rieccoci in diretta, adesso vi mostriamo delle immagini che ci sono state inviate dagli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che mostrano la situazione di queste ultime ore, grandine che si è abbattuta su tutta la Pedemontana tra Marostica, Asolo, fortunatamente Bassano al momento restata esclusa. Vedete che roba, che razza di chicchi enormi di grandine che si sono abbattuti proprio sul nostro territorio, ma dovremmo avere collegato via Skype proprio del Meteo Bassano e Pedemontana Nicolas Farnato. Buongiorno Nicolas, insomma questi chicchi enormi di grandine, ma che è successo? Sì, diciamo che era una situazione che era abbastanza da aspettarsela, ecco. I giorni scorsi sono stati ben soleggiati, con umidità tra l'altro ben alta, soprattutto ieri. Oggi questo cavo d'onda con correnti da nord più fresche ed instabili hanno fatto sì che il tempo fosse in netto peggioramento rispetto ai giorni scorsi e di conseguenza si scatenassero questi fenomeni temporaleschi. Ovviamente non ovunque, però su buona parte della Pedemontana vicentina e al momento anche quella trevigiana sta picchiando giù duro, con grandine che a tratti ha imbiancato anche il paesaggio. Ma tra l'altro chicchi grossissimi di grandine, incrociamo le dita, Bassano è stata esclusa. Sì, esatto, Bassano questa volta stranamente, perché inspiegabilmente, specie la zona a sud del centro storico spesso incombe nel fenomeno della grandine, questa volta è appunto stata esclusa, ed è strano perché poi tra la zona di Mussolente e San Zenone ha ripreso a grandinare, tra l'altro con fenomeni che appunto, come dicevo prima, hanno anche a tratti imbiancato il paesaggio. Quindi è veramente stata un'illuminazione divina, mettiamola così. E che cosa c'è da aspettarsi per le prossime ore e per domani, domenica? Allora, al momento c'è un sistema temporalesco che sembra anche essere bello intenso su in altopiano di Asiago. Vedremo se riuscirà a espandersi verso sud e quindi che potrebbe portare a nuove precipitazioni sulle nostre zone, ma attenzione perché nel caso dovessero esserci delle schiarite, tra il pomeriggio e la serata è possibile un altro passaggio temporalesco sulle nostre zone. Il grosso dovrebbe essere sul Veneto centro-meridionale, però qualcosina sarà possibile anche qui da noi. Quindi per oggi questo in teoria dovrebbe essere un antipasto, potrebbe quindi non essere finita. Domani giornata nettamente migliore, con temperature finalmente gradevoli, aria che asciugherà l'umidità, quindi clima bello secco, e che dire, sarà una giornata soleggiata, una bella domenica, quindi via libera alle attività all'aperto. Bene, allora sappiamo che non si possono fare previsioni troppo lunghe, però il sole ci sarà anche la settimana prossima, da quello che sei riuscito a capire tu? Allora, probabilmente lunedì e martedì saranno belle giornate, sempre all'insegna del clima gradevole, con temperature leggermente addirittura sotto media rispetto alla media che dovrebbe esserci a luglio, quindi con valori massimi che balanzeranno tra i 28 e i 30 gradi circa in pianura. E dopodiché potrebbe esserci, quindi da mercoledì in poi, un po' di instabilità, però come hai detto tu è un po' presto per parlarne, vedremo eventualmente nei prossimi giorni l'evolversi della situazione. Ecco. Bene, allora grazie al nostro Nicolas Farnato, se ci sono aggiornamenti poi ci metteremo nuovamente in contatto con te nel corso del nostro telegiornale. Grazie assolutamente. Nicolas, e una buona giornata. Insomma, abbiamo visto almeno oggi va così, domani sarà già decisamente migliore la situazione, così anche il resto della settimana. Prima col governatore Zaia si parlava di grandi opere, infrastrutture. Una delle infrastrutture più importanti a livello nazionale è senza dubbio la Pedemontana. Allora vi mostriamo la seconda parte del nostro reportage proprio sulla Pedemontana.
Ci stiamo muovendo dal Marosticense verso il Bassanese. Alla mia destra, lo potete vedere, c'è il bellissimo castello di Marostica, mentre alla mia sinistra lo vediamo, c'è il campanile di Nove. Come potete vedere, la superstrada pedemontana in questo tratto corre in trincea. Vi ricordo che complessivamente la superstrada pedemontana veneta ha uno sviluppo di 94 chilometri, questo per quanto riguarda la superstrada in senso stretto. Ai 94 chilometri del nastro d'asfalto della superstrada si devono aggiungere altri 68 chilometri di opere complementari e dunque anche delle complanari, che sono le strade che correranno a lato della superstrada pedemontana veneta. E proprio grazie alle complanari ci muoviamo velocemente in auto lungo il tracciato della superstrada pedemontana veneta fino al tratto bassanese della grande infrastruttura che collegherà il Vicentino con il Trevigiano, l'autostrada A4 con la A27. Con ogni probabilità questa parte di superstrada sarà aperta già tra pochi mesi, in autunno. D'altro canto i lavori sono a buon punto, il ponte sul fiume Brenta completato, il cantiere nei pressi del casello Bassano Ovest in piena attività. Eccoci arrivati a Bassano del Grappa, siamo all'altezza del grande casello sulla superstrada pedemontana veneta, anche qui i lavori sono a buon punto, non c'è ancora l'asfalto, ma insomma i caselli sono praticamente quasi terminati. A Bassano del Grappa c'è anche il grande centro direzionale di superstrada pedemontana veneta che è già operativo. Eccoci giunti nel nostro viaggio alla rotatoria di via Cadolfin, aperta solo di recente nelle quattro direzioni di marcia. Ci avvicineremo quindi alla seconda rotatoria, quella con la strada statale 47, che è diventato un punto critico in questo momento della viabilità bassanese. In effetti sulla strada statale 47 converge il traffico proveniente da Trento e Vicenza, ma anche quello in arrivo da Padova e Bassano, con il traffico nella direttrice est-ovest spostato sulle due complanari. Proseguiamo quindi verso il casello Bassano Est, qui le opere sono indietro rispetto a quanto abbiamo visto lungo i cantieri della superstrada da Breganze a Rosà. E allora non ci resta che allungarci nel nostro viaggio verso la parte trevigiana del tracciato per un sopralluogo che porti a verificare lo stato dei lavori. E adesso continuiamo a parlare di pedemontana, ma andiamo a occuparci della parte più vicentina, ovvero il casello di Montecchio Maggiore. Tra l'altro, entro settembre dovrebbero essere percorribili le complanari. Pedemontana Veneta, buone notizie. L'accordo raggiunto tra Autostrade e RFI con lo sblocco del tunnel di Malo e il nuovo casello autostradale A4 di Montecchio Maggiore significa la riduzione da 3 ad 1 anno e mezzo dello sfasamento tra il completamento delle due opere. Hanno dato priorità alla realizzazione del nuovo casello dell'A4, nuovo casello che è anche in nesto diretto con Pedemontana stessa. Un passo in avanti, ma l'anno e mezzo di transizione con tunnel e pedemontana aperti ma senza il nuovo casello preoccupa il primo cittadino di Montecchio. Questo creerà dei grandi problemi per quanto riguarda l'incrocio attuale che esiste all'uscita del casello A4 attuale, in cui già adesso abbiamo intasamenti molto alti di traffico, specialmente nelle ore di punta. Sarà un tavolo tecnico a cui il comune di Montecchio è aperto ai comuni limitrofi e categorie economiche che dovrà trovare le soluzioni. Intanto sono al termine i lavori di fine luglio del primo tratto che riguarda Montecchio, che significa l'apertura di complanari e svincoli che consentono l'accesso diretto dalla strada regionale 11 la zona industriale artigianale, con uno sgravio del traffico, per arrivare a fine settembre-ottobre con la fine di tutto il tratto. E continuiamo a parlare di mobilità e viabilità, restiamo a Vicenza, la ministra alle infrastrutture De Micheli ha annunciato che entro una decina di giorni dovrebbe partire il cantiere TAV per la linea Verona-Vicenza. L'alta velocità in territorio veneto comincia a correre, almeno quella dei cantieri. Da Venezia, a margine della dimostrazione sulle paratie mobili del MOSE, il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, sollecitata dai cronisti, dà la notizia che a breve, brevissimo, qualcosa si sblocca anche in Veneto. Apro il cantiere nel giro di 10 giorni, manca una firma di un mio collega ministro e poi posso venire ad aprire il cantiere. L'ho promesso prima a Zaia, prima della pausa di Ferragosto apriamo il cantiere.
Dunque il tempo di un'ultima firma e dentro Ferragosto si apre il cantiere tra Verona e Altavilla. La notizia è accolta con favore anche a Vicenza nella speranza che questo tassello dell'alta velocità sia di auspicio per la continuazione della tratta. Il governo di fatto sblocca la TAV, in particolare il cantiere da Verona fino ad Altavilla. Aspettiamo ora i passaggi fondamentali per l'attraversamento di Vicenza, che riguarda appunto la nostra città e porterà poi la TAV verso Padova. Quindi aspettiamo novità anche in quella direzione. Adesso parliamo di quello che è davvero un miraggio. Andiamo nel Bellunese perché non riesce a decollare effettivamente il volo notturno dell'elisoccorso Suem. Sono passati oltre 20 anni, le altre regioni sono andate avanti, ahimè la nostra, che pur a parametri di eccellenza assolutamente significativi nell'elisoccorso, paga il pegno di essere una cenerentola. I primi nel 1998 a sperimentare fra le Dolomiti il volo notturno, gli ultimi oggi nel contesto dello scacchiere nord italiano a poter garantire un servizio che con l'elisoccorso diurno è salvavita in un territorio come quello della provincia di Belluno. Dobbiamo uscire da questa impasse, dice il consigliere Fabio Bristotto, che è memoria storica delle tappe legate alla nascita di questo importante servizio. Posto che dalle parti alte della nostra provincia, per arrivare ai reparti di eccellenza come la neurochirurgia, che di fatto bisogna andare a Treviso, i tempi di percorrenza sono significativamente elevati, superiori alle 2 ore in assenza di neve e traffico. Una condizione che non può essere permessa nella nostra provincia, che deve garantire ai propri cittadini gli stessi parametri, gli stessi diritti di qualsiasi altro abitante della pianura veneta. Le responsabilità di questo immobilismo? Io credo debba muoversi essenzialmente la Regione Veneto e ovviamente le nostre USL, la nostra USL, ma credo debba muoversi anche il territorio, la comunità, rappresentati dai sindaci, perché evidentemente non conoscono questa situazione, che io credo possa essere in qualche modo assimilata a un pericolo, perché è un'assenza di un servizio salvavita. È di questi giorni l'ennesimo stop all'avvio del volo notturno annunciato per l'estate 2020, rinviato al 2021. Oggi un ricorso presentato da Eli Friula al TAR per la gara che lo scorso dicembre ha assegnato il servizio alla Babcock ex Inaer rischia davvero di far diventare il volo notturno un miraggio. Di volo notturno ormai parliamo da decenni e deve essere assolutamente praticato non tanto e solo per questioni legate a significativi eventi sportivi di carattere internazionale, mi riferisco ovviamente ai mondiali e alle olimpiadi future, ma è un bisogno della collettività, è un bisogno delle comunità della montagna, dell'utenza turistica già ora. Padova e promozione del territorio padovano con l'edizione 2020 dei notturni d'arte. Immaginatevi di vedere Padova dall'acqua, di godere degli scorci unici, il Portello, il Bassanello, che si offrono specchiati grazie al sole del tramonto, o ancora che il labirinto della storica villa di Val San Zibio, patrimonio dell'umanità, ci trattenga in una rincorsa a perdifiato tra il verde dei suoi segreti. O ancora che i sapori dei colli euganei rendano l'estate frizzante e alleggeriscano dalla calura. Beh, tutto questo non sarà frutto dell'immaginazione, ma reale possibilità, grazie ad un consorzio di associazioni attive sul territorio che si sono messe in rete per promuoverlo turisticamente e convergere nel contenitore Notturni d'Arte, un appuntamento che si consolida e si arricchisce di anno in anno. 147 gli eventi in programma, dalle gite sui colli alle corse in bike, dagli itinerari in battello alle visite artistiche guidate. Una Padova che fa squadra e rinasce dopo la coatta scomparsa di turisti e che ora si riattiva per mettere in campo un'offerta eterogenea volta ad accontentare le varie esigenze. Il format è la storica rassegna estiva, presentata dall'assessore comunale alla cultura, Andrea Colasio, quest'anno intitolata Notturni tra arte, vie d'acqua e sapori, rassegna che consente ai padovani di uscire col fresco della sera alla scoperta del patrimonio culturale attraverso incontri, spettacoli e concerti. Una scommessa raccolta dal Consorzio di Promozione Turistica, dal Consorzio Battellieri, dalle guide turistiche. Parola d'ordine fare sistema per rendere l'arte e la cultura padovane la strategia e il motore per la rinascita. Cultura e spettacoli, siamo a parlare del calendario olimpico di Vicenza. Torna la grande lirica al Teatro Olimpico di Vicenza. Presentato oggi il programma del festival che prenderà avvio il 29 agosto fino all'8 settembre. L'ottava edizione si farà nonostante le purtroppo note gravi difficoltà derivate dall'emergenza sanitaria. Promosso dall'associazione Concetto Armonico con il sostegno e il patrocinio del Comune di Vicenza e per la serata inaugurale del 29 agosto anche con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.
L'orgoglio del direttore artistico Andrea Castello è quello di aver concepito e prodotto le principali rappresentazioni direttamente all'Olimpico e per l'Olimpico, senza attingere altrove, grazie all'appoggio di numerosi sponsor, partner e collaboratori. Prima dei saluti ricordo alle 15 l'appuntamento con il film Indiscreto con Cary Grant e Ingrid Bergman e poi invece alle 16.30 tutta la pagina sportiva con ginnastica dolce, tai chi e zumba e alle 18 l'appuntamento come sempre è da Padova, dal Santo con la messa in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon pomeriggio a tutti voi, arrivederci.